Quest'anno a Prato sarà un'estate lunghissima e i pratesi potranno rivivere l'atmosfera spensierata e frizzante delle vacanze al mare lungo le rive del Bisenzio. Il prossimo 5 settembre, dalle 19, infatti, sarà inaugurata la prima spiaggia urbana di Prato. Si chiamerà Lato B, dove B sta appunto per Bisenzio. Gazzee, bombrelloni, sdraio, stuoie, bar-ristorante in una struttura in legno e naturalmente tanta sabbia caratterizzeranno il greto del fiume nel tratto che corre lungo Viale Galilei all'altezza del ristorante Passaparola che collaborerà al progetto occupandosi della cena con un menù ad hoc. L'autorizzazione scade il 23 settembre, ma se il tempo sarà clemente niente vieta di prorogarla fino a ottobre. Può apparire strano ricreare un ambiente prettamente estivo alle porte dell'autunno, ma a parte i ritardi per ottenere il via libera del genio civile, è stata una precisa scelta dei vincitori del bando del Comune, un'associazione temporanea d'impresa che fa capo a Claudio Di Martino e che ha già una certa esperienza in fatto di spiagge urbane grazie alla gestione del river Urban B. Di Firenze. Abbiamo scelto di puntare tutto sulla vera estate pratese che è il settembre, eh, quindi speriamo di goderci un fantastico meteo e delle bellissime serate qui sulla riva del Bisenzio. Eh, crediamo che una spiaggetta su Prato possa essere chiaramente un valore aggiunto per la città e poi il panorama è al pari se non meglio di quello di Firenze. Lato B fa parte del grande progetto del comune di Prato di creazione del parco fluviale Riversibility che ha nella riqualificazione del serraio la sua punta di diamante. A proposito, il container del serraio, aperto dalle 18 a cura dello stesso gestore della spiaggia tutti i giorni fino alla notte di Halloween, sarà raddoppiato in modo da poter garantire il servizio bar anche in caso di maltempo. Inoltre è iniziata l'installazione di 400 panchine per un totale di 900 sedute per rinnovare l'arredo urbano di Viale Galilei. Il parco fluviale, nella sua configurazione progettata. In questo momento avrà il suo assetto completo la prossima primavera. E quindi via via ci stiamo sempre più avvicinando a questo, alla definizione di questo luogo che noi chiamiamo Reversibility, il parco della salute. Quindi un luogo, ricordiamoci, che è destinato sia ad affrontare il tema dei cambiamenti climatici e quindi spiegare alle persone che sempre di più bisogna vivere nell'ambiente naturale, ma anche chiaramente un luogo per il divertimento e lo svago per passare una bella serata insieme sulle rive del Bisenzio.